Benvenuto in questa guida al video dove ti spiego la maniera corretta per realizzarne uno. Se si tratta di un'intervista, uno spot pubblicitario o un evento, quello che è bene sapere è che si deve passare per 4 step fondamentali da rispettare sempre al fine di ottimizzare il processo produttivo. Questi procedimenti che vengono applicati da noi professionisti possono essere utilizzati anche da chi decide di girare a livello amatoriale. Se vuoi imparare a fare video per la tua azienda da solo, ti rimando al nostro corso gratuito Come realizzare un video aziendale in autonomia. Quando viene commissionato un lavoro, si parte sempre dall'idea, ovvero la preproduzione, primo degli step fondamentali per la realizzazione di un video. La preproduzione è la fase di ideazione di un progetto, oltre che quella organizzativa. Anzitutto ascoltiamo l'idea del cliente e cerchiamo di capire che tipologia di video serve e dove il contenuto multimediale dovrà essere veicolato in termini di piattaforme. Quindi se verrà inserito sulla home di un sito, oppure lanciato su una campagna Facebook, o ancora se verrà proiettato al cinema. In questo step si stabilirà a cosa servirà il contenuto multimediale prodotto. La combinazione di piattaforma e obiettivo renderà la scelta creativa coerente con la mission del brand o dell'azienda. Se vuoi saperne di più su questo argomento, ti rimando alla nostra guida Che tipo di video devo fare? Dunque, superato questo scoglio, si passerà alla stesura della sceneggiatura o di un canovaccio utile ad individuare gli elementi scenici e narrativi necessari. Facendo degli esempi capiremo quali location utilizzare, se affittarlo oppure no, valuteremo il reclutamento di comparse attori e se inserire attrezzatura tecnica speciale come droni o camera car. Questo permetterà di stilare un budget di spesa necessario alla realizzazione del progetto. La produzione video inoltre prende in carico la gestione del casting per trovare le figure necessarie e gli scouting location utili ad individuare il luogo ed il momento migliore per le riprese e stilerà un piano di produzione utile alla completa organizzazione del progetto. Una volta finita la fase organizzativa e di studio, reperito tutto il necessario per il set, si passerà alla fase di produzione vera e propria. In base al tipo di progetto e la giornata di ripresa, la dimensione della troupe varia molto. Potrà includere diverse figure professionali oppure un singolo operatore con tutto il necessario all'interno di uno zaino. La fase di ripresa di un video reportage rispetto a quella di uno spot per la televisione sarà molto differente. Nel caso del reportage basteranno gli operatori con una strumentazione più leggera e trasportabile, coadiuvata ad un planning di ciò che accadrà durante l'evento. Mentre per uno spot pubblicitario più complesso, le figure sul set potrebbero essere diverse. Sarà infatti necessario portare luci e illuminatori, allestire la location e truccare gli attori, il tutto con un planning ben delineato. Noi di HPV Film tendiamo ad essere sempre meno invasivi possibile, al fine di mantenere bassi i tempi di realizzazione e creare poco scompiglio nella routine lavorativa dei clienti. Terminata la fase di ripresa, arriviamo alla post-produzione, che è la fase in cui il materiale è realizzato viene lavorato sui software di editing, dando vita al video finito. In questa fase vengono assemblate le scene, inseriti gli effetti visivi e sonori, sottotitoli, eventuali voiceover e grafica. Si scelgono le musiche e vengono realizzate le eventuali versioni per i social o le diverse piattaforme indicate in fase di preproduzione. Si realizzano delle bozze, utili a fornire al cliente l'opportunità di intervenire sull'assemblaggio prima che le rifiniture, come ad esempio la color correction e il missaggio audio, inizino. Questo è lo step la cui durata può avere più variazioni in base all'inserimento di elementi complessi come elementi in 3D o effetti particolari. Una volta raggiunto il risultato desiderato, il video verrà consegnato, incluse tutte le versioni nei vari formati utili alla pubblicazione sui social. In questa fase noi di HPV Film ci avvaliamo di strumenti come WeTransfer Premium, Google Workspace e Airtable per fornire al cliente il massimo comfort nella ricezione del materiale e nelle comunicazioni con il team di lavoro, nonché la massima sicurezza. Nella distribuzione del contenuto multimediale sarà fondamentale tenere conto dei diversi formati e aspect ratio che le varie piattaforme richiedono ed utilizzare per ogni piattaforma la versione del contenuto più adatta. Ecco perché è importante considerare questo aspetto già in fase di preproduzione. Si realizzerà il calendario editoriale scegliendo la data e la modalità di pubblicazione del contenuto e si faranno partire le campagne pubblicitarie qualora il video sia parte di una strategia pubblicitaria. In questo step, la raccolta dei dati e dei risultati sarà fondamentale per impostare al meglio la realizzazione del contenuto strategico successivo. E questi erano gli step fondamentali per la realizzazione di un video. Non dimenticare di dare il giusto peso e la giusta attenzione ad ognuno di essi.